Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi anche ad agosto. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, ma prima di iniziare vi ricordo che domani seguiremo in live il Pokémon Presents. L'appuntamento è fissato per martedì 8 agosto a partire dalle 14.30 e mi raccomando, passate perché sarà l'ultima live prima delle vacanze estive e quindi si tratterà dell'occasione perfetta per fare il bilancio di questa stagione Poraccia in via di conclusione. In ogni caso, iscrivetevi subito al canale se siete nuovi e mettetevi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, bravi, io ho detto tutto, iniziamo! Ma sì, dai, partiamo dall'angolo della poracciata. Beh, innanzitutto vi ricordo che sull'Epic Game Store potete ancora scaricare gratuitamente Loop Hero, un indie che negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé. Avete tempo fino a giovedì, poi la selezione si aggiornerà con Europa Universalis 4 e Orwell, Keeping an Eye on You. Mentre dalle parti di Nintendo vi segnalo che siamo ufficialmente entrati nel Festival del Multiplayer e durante tutto il corso del mese di agosto ci sarà spazio per diverse promozioni. Ad ora, acquistando un titolo presente nel catalogo della promozione, è possibile ricevere indietro il 20% dell'acquisto in punti oro se si è membri del Nintendo Switch Online, mentre a partire dal 16 ci sarà una campagna sconti dedicata di cui però non conosciamo ancora il catalogo intero. Anche i controller NSO NES erano in offerta, ma al momento purtroppo sono sold out. Saltiamo di poro in frasca per celebrare il ritorno di Killer Instinct. Si tratta in realtà di un ritorno a metà. Infatti il team di Iron Galaxy, che in precedenza si era occupato dei due major update del picchiaduro uscito nel 2013, è ritornato sul progetto in occasione dei 10 anni dalla sua pubblicazione. L'update, in arrivo più avanti nel corso dell'anno, includerà bilanciamenti al roster, migliorie nel matchmaking e anche il supporto al 4K su serie S e X. E chissà che questo non sia il primo passo verso un nuovo capitolo di questa leggendaria serie. Io ancora mi ricordo quello su Super Nintendo, bellissimo. Visto che stiamo parlando di ritorni assolutamente inaspettati, Nintendo ha fatto sapere che è di nuovo possibile giocare online a Splatoon e Mario Kart su Wii U. Assurdo. Non so se vi ricordate, ma lo scorso marzo i servizi online di questi due titoli erano stati temporaneamente sospesi a causa di problemi tecnici e ormai un po' tutti davano per scontato che Nintendo avrebbe lasciato morire là la situazione. E invece, con un vero e proprio colpo di scena, dopo 6 mesi di silenzio totale, Nintendo ha rilasciato un comunicato ufficiale dove annuncia il ripristino del servizio online. Insomma, nonostante tutto, il Wii U, o la Wii U, come vi pare, non è ancora morto. Nelle ultime ore si è creata tantissima confusione in seguito ai report provenienti dall'incontro tra Square Enix e gli investitori, dove è stato discusso l'andamento della compagnia negli ultimi mesi. Ci sono stati articoli molto duri che riportavano una certa insoddisfazione da parte di Square Enix nei confronti delle vendite di Final Fantasy XVI, quasi a indicare il titolo come un vero e proprio fallimento commerciale. In realtà la situazione è molto più complicata di così e si tratta di un terreno minato dove si rischia di cadere in una console war senza fine. Queste affermazioni non sono però totalmente corrette e nascono da delle cattive interpretazioni e traduzioni approssimative di quanto è stato detto durante l'incontro. In realtà, il nuovo CEO di Square Enix ha affermato che il titolo non ha raggiunto le aspettative di fascia alta, ma le sue vendite si sono attestate su uno scenario dove Final Fantasy XVI ha venduto quanto necessario per rientrare dei costi di sviluppo e tutto quello che ne uscirà fuori da questo momento in poi sarà un guadagno. Insomma, non si tratta di un successo senza precedenti, ma neanche di un disastro, né tantomeno di un flop colossale. Il vero successo del progetto lo capiremo sul lungo andare. Molto più rosea sembra invece la situazione per Larian e il suo Baldur's Gate 3. Il terzo episodio di questa storica serie di GDR è stato accolto con estremo entusiasmo sia dalla critica che dal pubblico e il progetto ha registrato al lancio un picco totale di 427.000 giocatori simultanei su Steam, posizionandosi come secondo miglior debutto di quest'anno sulla piattaforma di Valve. Nel 2023 solo Hogwarts Legacy è riuscito a fare di meglio, ma proprio in questi giorni Baldur's Gate 3 ha raggiunto addirittura quota 814.000 giocatori contemporanei,
praticamente un record nel record. Sono numeri impressionanti e il debutto su console deve ancora avvenire. Il gioco è previsto per il prossimo 6 settembre su PS5 e macOS, mentre è ancora da definire la data del suo arrivo su piattaforme Xbox. Ora, considerando anche le recensioni, ditemi un po', siete incuriositi da questo Baldur's Gate 3? E per finire questa prima parte, prendetevi 3 minuti di tempo libero e recuperatevi il Devolver's Delayed, un direct dedicato a tutti i titoli di Devolver Digital rimandati al 2024. Anche quando c'è da comunicare brutte notizie, il publisher si conferma come il più creativo sulla piazza. Fa comunque molto male vedere rimandati al prossimo anno soprattutto The Plucky Square e Pepper Grinder, ma c'è da dire che questo periodo di sicuro non ci mancheranno le cose da giocare. Speriamo che gli sviluppatori si prendano tutto il tempo necessario per tirare fuori dei giochi realizzati nel miglior modo possibile. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. La settimana scorsa Nintendo ha rilasciato le informazioni riguardanti l'andamento della compagnia nel primo quarto dell'anno fiscale 2024 e i numeri che ne sono emersi sono sta interessanti. In parte ne abbiamo già parlato in uno shorts, ma vi rinfresco volentieri la memoria. Nei mesi compresi tra aprile e giugno 2023, Nintendo Switch ha venduto oltre 3,91 milioni di unità, arrivando a un totale di oltre 129 milioni. Si tratta di un netto incremento rispetto a quanto registrato l'anno scorso, esattamente del 13,9%, e se andiamo a vedere nel dettaglio la suddivisione di queste vendite, ci renderemo conto che l'86% consiste in modelli OLED. Questo perché l'arrivo di Tears of the Kingdom ha dato una bella scombussolata al mercato e il gioco ha fatto registrare dei numeri da record sia nel settore dei software che in quello degli hardware, grazie soprattutto al modello OLED in edizione speciale che gli è stato dedicato. Ma c'è anche un altro dettaglio che fa riflettere: questo incremento di vendite di Switch è stato registrato solo grazie all'apporto del mercato giapponese, che ha incrementato del 67% le vendite sul suolo nazionale rispetto allo stesso periodo del precedente anno, mentre in America e in Europa le vendite sono calate circa del 7%. Tornando a parlare di Zelda, quello di Tears of the Kingdom è un successo senza precedenti. Stiamo parlando infatti di 10 milioni di copie vendute in pochi giorni e 18,9 milioni nell'arco di meno di 3 mesi. Qui si parla di record non solo per quanto riguarda la serie di Zelda, ma in generale per un software Nintendo. Pensate che le vendite di Tears of the Kingdom rappresentano circa la metà di tutti i titoli first party Nintendo venduti durante l'anno, e l'interesse intorno al titolo continua a crescere, tanto che secondo i dati di Nintendo, anche giocatori che non hanno provato Breath of the Wild piano piano si stanno avvicinando a questo titolo molto discusso. E chissà poi se sul lungo andare le vendite di Tears of the Kingdom riusciranno a sorpassare anche gli incredibili record registrati da Breath of the Wild. Il film di Mario poi, vero campione di incassi al botteghino, ha fatto sì che ci fosse un rinnovato interesse nei confronti dei titoli di Mario e, chi lo avrebbe mai detto, Mario Kart si conferma essere il titolo più venduto sulla console e l'unico ad aver superato, insieme all'ultimo Zelda, il milione di copie vendute in questi mesi. Ah, per la cronaca, Pikmin non rientra in queste statistiche perché è pubblicato a luglio, ma il titolo continua a registrare numeroni sia in Giappone che in Occidente, mentre il vero grande assente, per quanto mi riguarda, è Advance Wars. Purtroppo il gioco non viene nominato neanche di striscio da parte di Nintendo, il che significa che probabilmente ha venduto molto al di sotto del milione di unità. Un vero peccato. Tirando le somme di tutti questi dati, bisogna farsi la domanda più importante: riuscirà Switch a raggiungere Nintendo DS e PlayStation 2, diventando così la console più venduta di sempre? Considerando che le stime di vendita di Nintendo sono ormai a ribasso e questo quarto da record è stato registrato solo grazie all'arrivo di Tears of the Kingdom, dove inoltre lo spettro della next gen si fa sempre più concreto, secondo me ci riuscirà solo se si deciderà di farla coesistere accanto al suo successore. A forza di sconti e fuori tutto, sul lungo termine, ma molto lungo, si potrebbero tirare fuori altre 25 milioni di console, nonostante sia palese ormai che l'interesse intorno a Switch sia in fase calante. O magari, in un modo molto più furbo, Nintendo potrebbe decidere di fare proprio come fatto in passato col Game Boy e il Game Boy Color, accorpando due piattaforme diverse sotto un'unica linea evolutiva. Però vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi risultati di Switch e cosa vi aspettate da questa piattaforma nel futuro immediato. Intanto, come un
un fulmine a ciel sereno è stato annunciato il ritorno di Red Dead Redemption. Si tratta di una notizia che esce fuori dal nulla e nonostante siano ormai mesi che si parla di una possibile remaster, nessuno si sarebbe aspettato un lancio così imminente. Attenzione però, perché ci sono molte ombre intorno a questo progetto. Innanzitutto, il gioco uscirà solo su Switch e PS4 in formato digitale la prossima settimana, il 17 agosto. In seguito, il 13 ottobre, arriverà anche la versione su cartuccia. Questa riproposizione conterrà il gioco base e la sua espansione Undead Nightmare, eliminando però tutti i contenuti multiplayer. Il gioco verrà a costare intorno ai 50 euro e avrete tutti quanti notato come finora ho evitato di utilizzare termini come remake o remaster. Non si tratta sicuramente di un remake e lo si capisce già dai pochi filmati di gameplay diffusi. Per quanto sarebbe stato bello vedere il titolo riproposto sul motore grafico del seguito, è chiaro che si sia scelto un approccio molto più conservativo. Il punto è che probabilmente non si tratta neanche di una remaster vera e propria, ma di un semplice porting. Bisogna ancora capire quale sia l'entità del lavoro dietro questa riproposizione, ma sembrerebbe che si sia puntato a far sì che il gioco originale giri, ottimizzato, su Switch e PS4 e di conseguenza PS5 tramite retrocompatibilità, non proponendo però per forza tutte le migliorie che ci si aspetterebbe leggendo il termine remaster. E vi do anche qualche informazione in più. Dietro all'operazione c'è il team di Double Eleven, uno studio formato da ex dipendenti Rockstar che al momento conta oltre 300 impiegati. Si tratta di uno studio specializzato nel fornire supporto a grandi produzioni e anche nel porting di titoli su differenti hardware. Uno degli sviluppatori ha commentato così il reveal: "L'attenzione che abbiamo riposto in questo porting è a un livello senza precedenti e sono veramente orgoglioso del mio team." Se non altro, questa volta sembra che Rockstar abbia affidato il progetto a un gruppo competente o quantomeno appassionato e non si sia limitata a prendere degli asset facendoli rivomitare da un'intelligenza artificiale senza alcun tipo di controllo qualità. Sapete tutti a cosa mi riferisco. Però ci sono troppi dubbi intorno a questo progetto. In primis, perché non è stato presentato su PC e Xbox? Va bene che su piattaforme Xbox, grazie alla retrocompatibilità migliorata, è possibile giocare in retrocompatibilità Red Dead con filtri aggiuntivi e risoluzione 4K, ma significa pur sempre dover rimediare una copia del gioco per Xbox 360. E poi, tutta l'utenza PC, perché è stata esclusa? Perché tenere fuori così tanti giocatori dall'equazione quando il senso di una riproposizione del genere dovrebbe essere quello di far uscire dai confini di due vecchi hardware, Xbox 360 e PlayStation 3, un titolo così tanto amato dalla fanbase? Inoltre, la ferita della Trilogy Collection non è ancora rimarginata e quindi vi invito a non acquistare a scatola chiusa questo prodotto. Aspettiamo le prime recensioni per capire se ci sono dei miglioramenti, se il porting è stabile, se gira in modo decente su Switch e soprattutto se vale la pena investire 50 euro su Red Dead Redemption. Voi che ne pensate? E chiudiamo parlando brevemente del Pokémon Presents di domani, perché molti si stanno chiedendo quale sarà l'entità di questa presentazione e c'è chi sta aspettando con grande entusiasmo i possibili reveal contenuti al suo interno. Io continuo a pensare che si tratterà di un evento minore, ma sarò felice di venire smentito. Intanto però abbiamo una piccola anticipazione su quelli che probabilmente saranno alcuni degli annunci di domani. Infatti, come ha fatto notare un utente su Twitter, nella newsletter asiatica del Nintendo Switch Online è possibile vedere degli screenshot abbastanza significativi. Da una parte in alto a destra abbiamo quello che sembra essere un nuovo Terra Ride di scarlatto e violetto incentrato su Mewtwo, mentre a sinistra abbiamo un'immagine proveniente direttamente dal gioco di carte collezionabili Pokémon uscito su Game Boy Color, già annunciato in precedenza, come in arrivo su NSO, ma di cui non abbiamo ancora una data di pubblicazione. Quindi è possibile immaginare che questi saranno due dei reveal proposti domani. C'è da capire però come saranno occupati i 35 minuti di presentazione. Per voi ci sarà spazio per delle bombe? Oppure al massimo vedremo qualche informazione aggiuntiva sui prossimi DLC di Scarlatto e Violetto? Mi raccomando, non mancate e vi ricordo che l'appuntamento è previsto per domani alle 14.30, qui in live su YouTube. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento a domani con una nuova live qui su YouTube. Nel frattempo mi raccomando, riposatevi dormendo porting tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Red Dead, Michele Redemption, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto.
come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Four, 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 four.